Tentata rapina questa mattina a Pantano di Teggiano. Due malviventi a volto scoperto e con accento italiano, armati di pistola, si sono avvicinati a due clienti di un istituto bancario a pochi metri dall'ingresso e hanno tentato di rubare una busta gialla, chiedendo anche i soldi. I due clienti, padre e figlio, imprenditori di Teggiano, hanno reagito alle minacce. È nata così una colluttazione e i due rapinatori, dopo aver ferito leggermente alla testa l'imprenditore più anziano, sono fuggiti via. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con il tenente Gaetano Ragano, i militari della stazione con il maresciallo Francesco Pennisi e anche quelli del nucleo operativo per cercare di dare un'identità ai due rapinatori e capire il perché di questa tentata rapina. Si stanno anche studiando le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'istituto bancario, già soggetta a una rapina, con i malviventi che entrarono da un ingresso posteriore nei mesi scorsi.